Shalakaya Chakshurun Minitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadapi Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagnaragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagna Lalita Shri Vishakam Vitamscham He Krishna Karuna Sindhau Dina Bandhau Jagat Gopesha Gopika Kamta Radha Kamta Namostute Tapta Kamchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Già, Srila Prabhupada ki già. Allora, continuiamo con lo studio della Bhagavad Gita, così com'è. Asa, il verso numero 5-6 del 17° capitolo, le divisioni della fede. Ashastra vihitam goram tapyante yatapojana dambhankara samyukta kamaraga balamvitam. Devote. Ashastra, che non è menzionato nelle scritture. Vihitam, diretto. Goram, dannoso per gli altri. Tapyante, fanno penitenza. Ye, quelli. Tapa, austerità. Jana, persone. Damba, orgoglio. Ahankara, egotismo. Samyukta, impegnati. Kama, lussuria. Raga, attaccamento.
Bala, forza, Amvita, spinti. Poi leggo il verso 6, Karshayanta, Sharirastam, Bhuta, Gramam, Acetasa, Mam, Chaivanta, Sharirastam, Tan, Viddi, Asura, Nishchaya. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta, Swami Srila Prabhupada, Ki Jai. Coloro che si sottopongono a severe austerità e penitenze, che non sono raccomandate nelle scritture, eseguendole per orgoglio, egotismo, cupidigia e attaccamento, spinti dalla passione e torturano il loro corpo senza comprendere che torturano anche l'anima suprema situata in essi, sappi che sono demoni. Ripeto, coloro che si sottopongono a severe austerità e penitenze, che non sono raccomandate nelle scritture, eseguendolo per orgoglio, egotismo, cupidigia e attaccamento, spinti dalla passione e torturano il loro corpo senza comprendere che torturano anche l'anima suprema situata in essi, sappi che sono demoni. Spiegazione. Ci sono uomini che si inventano le loro proprie austerità e penitenze, senza preoccuparsi se sono menzionate o no nelle scritture. Per esempio, digiunare, io magari aprirei questa finestra, così non c'è più aria. Per esempio, digiunare per servire un fine puramente materiale, politico o altro. Le scritture in realtà raccomandano il digiuno che serve all'avanzamento sul sentiero spirituale e non quello che si propone scopi politici o sociali. Secondo la Bhagavad Gita, gli uomini che si sottopongono a tali austerità, non confermate dai testi vedici, sono certamente demoniaci. I loro atti vanno contro i principi delle scritture e non sono benefici per l'umanità. In fondo, essi agiscono solo per orgoglio, falso ego, cupidigia e attaccamento ai piaceri materiali. Questi atti turbano non soltanto l'ordine degli elementi materiali che costituiscono il corpo, ma anche il Signore Supremo che vive in persona all'interno del corpo. Questi digiuni e austerità non autorizzati, compiuti per qualche fine politico, sono senza dubbio fonte di grande disagio anche per gli altri. Inoltre, non si trovano menzionati in nessuna parte dei testi vedici. Gli uomini demoniaci possono credere che con questi metodi costringeranno il nemico o il partito opposto a cedere alle loro richieste, ma talvolta accade invece che essi muoiano durante questi digiuni. Queste pratiche non sono approvate da Dio, il quale, al contrario, afferma che coloro che si sottopongono sono demoni. Rappresentano in realtà un insulto verso il Signore, poiché vanno contro le leggi enunciate nei testi vedici. A questo proposito, il termine acetasa indica che gli uomini dalla mente sana obbediranno alle regole delle scritture, mentre coloro che non godono di un tale stato mentale trascureranno le scritture per inventare il proprio metodo di ascesi e di penitenza.
Non dimentichiamo il destino che attende queste persone demoniache, così come lo descrive il capitolo precedente. Il Signore li costringe a rinascere nel grembo di persone demoniache e a vivere vita dopo vita secondo principi demoniaci, ignorando tutto della loro relazione con Dio, la persona suprema. Ma se sono abbastanza fortunati da ottenere la guida di un maestro spirituale in grado di condurli verso la via della saggezza vedica, allora potranno uscire dalla loro prigionia e raggiungere infine lo scopo supremo. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Quindi Krishna sta descrivendo ad Arjuna, questo capitolo si intitola Le divisioni della fede, e la domanda di Arjuna era, come tutte le domande che ha fatto Arjuna, certo per il suo beneficio, ma in realtà era per il beneficio di tutte le persone che avrebbero ascoltato in futuro. E tra queste, per fortuna, ci siamo anche noi. E quindi dobbiamo ringraziare Arjuna, che ha avuto l'umiltà di ascoltare da Krishna e di fare le domande giuste al momento giusto e di uscire dalla confusione nella quale era caduto. Quindi, che tipo di fede ha una persona che non segue le direttive delle scritture? Yashastra vidim utsrija vartate kama karata na sasiddhim na vapnoti na sukam na param gatim, spiegava Krishna nel capitolo precedente. Coloro che per capriccio abbandonano i precetti delle scritture e agiscono di testa propria non possono ottenere in realtà niente di buono, in ultima analisi. Allora Krishna coglie l'occasione di questa domanda per spiegare anche di più, per spiegare come tutte le azioni vengono, tutte le nostre offerte, parla di sacrifici, di austerità, di penitenze, tutto viene suddiviso in tre. Quindi le tre influenze della natura materiale agiscono sullo yagya, no? Yagya artat karmana nyatra, lokoyam karma bandana. Come spiega nel terzo capitolo Krishna d'Arjuna, tutte le azioni devono essere compiute come sacrificio a Vishnu, altrimenti legano il loro autore, karma banda. Uno si lega alla rete del karma, inizia, fa un'azione, questa azione coinvolge altre persone, e le reazioni di questa azione su altre persone si amplificano e poi la cosa sfugge di mano. E uno era partito, come la storia delle coppie. Sappiamo tutti la storia del brahmachari che appendeva le coppie ad asciugare, è arrivato il topolino che gliele rosicchiava. Allora ha detto: aspetta, prendo un gatto, così prende il topo. Però poi il gatto aveva fame, allora ha cercato del latte e per il gatto, e poi però il latte ci voleva la mucca, allora per mantenere la mucca ha dovuto cercarsi una moglie e fare una famiglia, una casa. Insomma, alla fine si è ritrovato in un mare di guai, ma in ultima analisi il problema era solamente che un topolino
rosicchiava. Però questo è indicativo, queste sono storie del Niti Shastra che spiegano di come poi da un'azione, io mi ricordo che sentii la prima, mi è venuto in mente adesso, la prima volta che sentii questa storia, saranno stati quasi 40 anni fa, e sorrisi a quel tempo, poi sorrisi sempre meno, e i sorrisi si sono trasformati gradualmente in smorfie e in sofferenze, e, per non parlare d'altro, e poi torni indietro e dici, caspita, questa storia quando l'avevo ascoltata sembrava così semplice. E invece questo è karma bandana. E uno comincia, perché non segue più i principi delle scritture, ma comincia ad agire di testa propria. Ah sì, è interessante la filosofia vedica, ma secondo me all'inizio si parte pensando, secondo me io la so applicare meglio di Prabhupada. C'è una piccola deviazione, cioè seguo la filosofia, ma no, ma quello che dice Prabhupada è un po' esagerato, io me la gestisco in un altro modo. Poi gradualmente questa deviazione di solito diventa più ampia e uno non segue più nemmeno i principi della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita che prima apriva tutti i giorni, studiava tutti i giorni, poi diventa una sorta di soprammobile dove si accumula alle volte anche la polvere. E uno agisce di testa propria, quindi Duo Bhuta Sarga Lokesmin Deiva Asura Evacha Vishnu Bhakta Smrito Deva Asura Stati Pariaya, come spiegano un altro Purana, adesso non ricordo quale, che ci sono due tipi di persone in questo mondo materiale, e Deva e Asura, Isura e gli Asura. Vishnu Bhakta Smrito Deva, i Vishnu Bhakta, coloro che sono devoti del Signore Supremo, sono Deva. Asura stat vipariaya, non sta nemmeno a vedere chi, come, quando, perché. Li relega tutti in un gruppo di persone che hanno dimenticato la loro natura spirituale, hanno dimenticato la loro origine. Vishnu, Om Tat Vishnu, e pensano che agendo di testa propria potranno ottenere qualcosa di buono. E credo che ognuno di noi, nel suo piccolo o nel suo grande, dipende da quanto era grande o piccola la fortuna, al contrario, ha sperimentato, ha toccato con mano. Quindi qui non sta parlando di demoni nel senso che hanno le corna e i denti aguzzi, sta parlando di persone che agiscono in accordo alla volontà del Supremo che si manifesta attraverso gli Shastra, oppure di persone che agiscono di testa propria. Quindi ascoltando queste informazioni noi possiamo capire come indirizzare sempre meglio la nostra vita nella pratica del servizio di devozione, perché il servizio di devozione è lo yagya per eccellenza. Se noi siamo impegnati nel servizio di devozione, 24 ore al giorno stiamo soddisfacendo Krishna, e quindi 24 ore al giorno di yagya. E che complicanze, che cosa devi fare 24 ore al giorno? Semplice, ti alzi al mattino presto, vieni qua alle 4:30, facciamo il mongolartic, anzi anche la preparazione, la sveglia, la doccia, il tilak, mettersi i vestiti, già parte dello yagya. Mongolartic, Tulasi Puja, bellissimo, al mattino presto, girare intorno a Tulasi, qui abbiamo
Dove sei? Dov'è Tulasi? Non c'è Tulasi. Magari portiamo, se si può portare una Tulasi. Ok. Chiude, altrimenti... Jai Tulsi Maharani ki jai Vrindayai Tulsi Deviyai Priyayai Keshavasya Vishnu Bhakti Pradadevi Satyavattai Namo Namaha. Offriamo le preghiere a Tulasi, eh? Giriamo intorno a Tulasi, che meraviglia, alle 5. E poi il japa, quindi il sacrificio per eccellenza, è il canto del mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E se abbiamo cantato, con sincerità il mantra, che è una richiesta di servizio, Krishna ti prego impegnami al tuo servizio, e abbiamo ascoltato attentamente il Bhagavatam, dopo il japa, cioè il Guru Puja, l'offerta, no? Poi se abbiamo ascoltato attentamente l'esposizione filosofica nelle sue varie forme e abbiamo ascoltato attentamente il gusto del prasadam a colazione, che è sempre Krishna che si manifesta in questa forma, automaticamente, proprio nel modo più naturale, una persona si sente che deve servire, un devoto si sente che deve servire Krishna, perché ha seguito i precetti delle scritture che gli dicono cosa fare dal mattino presto. Chiaro che se uno si sveglia alle 7:30 e poi di corsa perché ha l'autobus e deve andare al lavoro e si dimentica anche il japa a casa e la doccia l'ha fatta 3 giorni prima e va di corsa, questo significa shastravidim utsrija, vuol dire abbandonare i precetti degli shastra. Ah, ma io sono un devoto. Sì, ma sei un devoto che ha abbandonato i precetti degli shastra. E quindi, vartate kama karata. E quindi poi naturalmente si agisce a capriccio. Quindi uno ha fame, entra nel bar, si fa qualcosa che trova. E mangiando invece che il prasada, la boga, si riempie di desideri materiali. Per rincorrere quei desideri materiali mette in moto azioni su azioni, reazioni, azioni, reazioni, karma bandana, e uno si ritrova legato mani e piedi al karma. Invece, seguendo semplicemente i precetti delle scritture, naturalmente si sente di essere impegnato al servizio di Krishna anche se sta lavorando per la famiglia. Perché sì, sta lavorando, ma i frutti li porta in parte alla famiglia, quasi tutti, e tutta la famiglia sono devoti, quindi è come se avesse un tempio, lui è il presidente e il vicepresidente è la moglie o viceversa, e i bambini, cioè, è un piccolo tempio, un nucleo familiare, quindi anche se uno lavora, in realtà quello che sta facendo, basta che non faccia lavori, ugra karma, no, può offrire una parte dei suoi averi al servizio di Krishna, il resto li dedica alla famiglia che è cosciente di Krishna. Quindi il punto non è essere qui, chiaro, se uno è qui e tutti ci svegliamo è più incoraggiato a svegliarsi presto e a seguire il gruppo. A casa è un po' più difficile. Però basta sforzarsi un po' e il tempio può diventare la casa può diventare il tempio. Ho detto giusto, il tempio può diventare la casa perché si trasferisce il tempio nella casa e quella casa diventa un tempio. Uno canta Hare Krishna e
ed è impegnato al servizio di devozione. E il servizio di devozione è lo yagya per eccellenza. Allora poi si sentirà ispirato a offrire il cibo a Krishna, a studiare gli shastra perché vuol saperne di più, vuol raggiungere un livello più elevato di coscienza di Krishna. E tutto quello che fa, yat karoshi, yad ashnasi, yat juhosi, dadasi, yat tapasya, sikonte ya, tat kurushma madharpanam. Krishna dice tutto quello che fai, che mangi, sacrifichi, prodighi. Così come le austerità che pratichi, offri tutto a me. Infatti in questo capitolo, lo vedremo poi nei versi successivi, Krishna parla di yagya, quindi sacrifici, parla di austerità, l'austerità del corpo, l'austerità della parola che deve essere sempre volta al bene degli altri, dice più avanti in uno dei versi. Deve essere veritiera, guai dire una menzogna, cioè quella è la porta per l'inferno. Uno dice, ma lo faccio per Krishna. Ma Krishna non ha mai detto da nessuna parte. C'è l'eccezione ma nemmeno, non si trattava di menzogne. In realtà nel Bhagavatam ci sono, in quattro situazioni si può non dire la verità. Cioè tutti i 18.000 versi sono la perfetta verità assoluta ed è spiegato decine e centinaia di volte che il Brahmana deve essere assolutamente veritiero. E poi c'è l'eccezione che conferma la regola, e mi sembra, adesso non ricordo il dettaglio della storia, e comunque in quattro occasioni si può non dire la verità, e una di queste è per salvare la vita di qualcuno. Allora uno compromette un po' il suo karma, ma salva la vita di qualcuno. Un'altra dice per scherzo a una cerimonia nuziale, o alle volte si fa qualche battuta, no? Ma con due o tre significati, però è chiaro che rimane lì. Ma quando uno dice una cosa che non corrisponde al vero, e se lo fa in nome di Krishna, ma Krishna cosa se ne fa di quella menzogna? Niente. E poi anche per noi un giorno tutti i nodi vengono al pettine e il karma si presenta salato il più delle volte. Allora è meglio iniziare subito a dire la verità ammettendo di aver mentito a se stessi. Prima di tutto, bisogna imparare. Uno la racconta anche a se stesso alle volte. Chissà che garbugli si creano. Vabbè, quindi bisogna imparare a smettere di mentire se uno aveva questa abitudine, ammettendo di aver mentito. Questa è la cosa, bisogna partire col piede giusto, che uno abbia 3 anni o 70 o 80. È sempre il momento giusto per ripartire e risalire la china. Quindi usare un linguaggio veritiero, questa è l'austerità della parola, poi c'è l'austerità della mente e tutti questi sacrifici, austerità, azioni in genere sono influenzate dalla virtù, dalla passione e dall'ignoranza. Quindi noi attraverso gli shastra impariamo a seguire i principi che portano una persona ad elevarsi alla virtù, perché la virtù, sappiamo bene, è il trampolino di lancio per arrivare a Shuddha Sattva, la virtù pura e immacolata, e questo è l'obiettivo dei Bhakta. Arrivare a trascendere le influenze della natura materiale,
Mamchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatitetam brahma buye kalpate. Se siamo sempre impegnati karmana manasagira iha yasya harer dasye karmana manasagira nikilashva pyavastasu jivan mukta sauchate. Se siamo sempre impegnati con le azioni karmana manasa con la mente e girà con le parole al servizio di Krishna, allora trascendiamo le influenze della natura materiale e entriamo nelle grazie di Krishna. Quindi in pratica poi tutto quello che facciamo diventa servizio di devozione. E questa deve essere la nostra ambizione, anche perché chi fa così giorno dopo giorno, s'abitua così tanto a compiere questo sacrificio che il solo pensiero di non essere impegnato al servizio di Krishna lo confonde. Quando invece abituiamo a questo, è come una persona ricca, no? S'abitua così tanto al benessere che diventa normale. Per lui o per lei solo il pensiero di essere povero lo preoccupa, solo il pensiero. Invece chi è povero in canna soffre dalla mattina alla sera e pensa che molto probabilmente non c'è una via d'uscita. Quindi se noi siamo sempre impegnati al servizio di Krishna, entriamo in questa dimensione di opulenza meravigliosa, perché poi Krishna, il devoto fa tutto per servire Krishna e Krishna fa di tutto per assistere il devoto. E siccome Krishna è sempre accompagnato dalla dea della fortuna, non ci sono mai più problemi di nessuna sorta. Quindi Yatra Yogeshvara Krishna, Yatra Partha Danurdara, Vijayo Bhutir Bhuvan Nitir Matir Mama. Dice Krishna alla fine della Bhagavad Gita, là dove si trova Yogeshvara Krishna, il potente Yogeshvara, il detentore, come si dice, il signore dei poteri mistici, Yatra Partha Danurdara, dove c'è Arjuna che ha l'arco, c'è una bella storia nel decimo canto dello Srimad Bhagavatam verso la fine, di un brahmana che perde il figlio, allora va davanti alla porta del re Ugrasena e dice: cosa c'è? C'è qualcosa che non va in questi kshatriya di oggi, e mi è morto il figlio, no? E si lamenta, e poi c'è tutto un discorso filosofico che avvalora la sua tesi, no? Dopo un anno gli muore un altro figlio, prende il figlio, va davanti alla porta: qui cosa sta succedendo? È un disastro, questi kshatriya corrotti, no? Quindi accusava pesantemente. 9 volte è successo, all'ottava o la nona, non ricordo, all'ottava volta Arjuna si ritrova a passare da quelle parti e dice: cosa ti succede? E sente queste imprecazioni di questo brahmana, no? Di queste lamentele, e dice: ci penso io, mi costasse la vita, dovessi entrare nel fuoco, ti risolverò il problema. Immaginiamo Arjuna. Dice una cosa, quella è, altrimenti entrerò nel fuoco. Mantenere la parola data. La parola diventa così potente che ha il potere di trasformare l'energia materiale. Allora Arjuna fa un giro con i suoi poteri mistici, ma non risolve il problema. Va negli esseri celesti, qui c'è un problema più grande di quello che pensava. Non riusciva a risolvere il problema e sapete cosa ha fatto? Stava entrando nel fuoco.
perché ormai l'aveva promesso al Brahmana. Uno che mette in gioco la propria vita piuttosto di mancare alla parola data. Nel momento in cui sta entrando nel fuoco, arriva Krishna e gli dice: cosa fai? Alto là. Perché Krishna ha detto: proclamalo pure, Konteya Pratijanihi Name Bhakta Pranashati. Proclamalo pure con forza, Arjuna, il mio Bhakta non perirà mai. Quindi è arrivato Krishna a salvarlo. E Arjuna gli racconta quello che sta succedendo. Allora Krishna, con il suo carro, trasporta Arjuna e vanno ai limiti dell'universo e c'è una descrizione dei limiti dell'universo ed entrano in un buio così pesto che non si vedeva niente, ma non è come il buio, è molto più buio di tutto il buio che fa. Niente, non si vede. Allora, grazie al Sudarshan Chakra, perché i cavalli del carro cominciano a perdere la direzione, no? Allora con il Sudarshan Chakra ha illuminato le direzioni ed è arrivato al cospetto di Vishnu, c'è tutta questa descrizione meravigliosa questo è Karana Dakshay Vishnu, da dove emanano tutti gli universi materiali. E alla fine è successo che era tutto un lila, perché Krishna doveva far vedere ad Arjuna, adesso non ricordo molti dettagli, però ci sono tutte queste descrizioni bellissime. Non so se qualcuno si ricorda poi cosa è successo. Comunque hanno salvato i figli del Brahmana. Sì, gli riporta indietro i figli. E Vishnu che voleva vedere Krishna. Sì. E quindi ecco perché alle volte succedono delle cose. E uno dice, ma perché mi ritrovo in questa situazione? No? Quindi i Purana servono, noi leggiamo gli Shastra per capire che nel mondo materiale la vita non è facile. In realtà le nostre sofferenze cosa sono rispetto a quelle di Kunti Devi? O di questa, per esempio, di Arjuna, no? Che si stava buttando nel fuoco per mantenere una parola data, per non avere. Perché siamo nel mondo materiale, il mondo della sofferenza, dell'illusione, e anche perché Krishna attraverso questi insegnamenti ci vuol far capire che noi siamo in una situazione di emergenza e non possiamo adagiarci. Come dicevo, adesso non mi ricordo quando l'ho detto, forse nella Bhagavad Gita, sarà colme l'arca di Noè, il gatto, il cane, io e te. Qui chi ha più di mezzo secolo sta canzone se la ricorda e quindi pensavano di essere felici e io mi ricordo da bambino vedevo questo chi era questo cantante Sergio Endrigo e pensavo guarda com'è felice lui, no? È famoso e avrà la sua famiglia tutti felici e contenti, sono morti tutti a questo. E chissà dove è rinato e cosa sta facendo. Eppure in quel momento era convinto lui e stava convincendo milioni di persone che c'è la possibilità in questo mondo di ritagliarsi il paradiso. E invece è la più grande delle bufale. Non è assolutamente vero, anzi è vero esattamente il contrario. Dukkhalayam asaswatam. Dice Krishna nella Bhagavad Gita, un mondo pieno di sofferenze. Allora, se noi ascoltiamo questi insegnamenti, cominciamo a sviluppare il desiderio di non agire più a capriccio. Non importa dove ci troviamo,
Non importa dove ci troviamo, adesso siamo qui davanti a Krishna, davanti ad Arjuna, davanti alla Bhagavad Gita, davanti a Tulasi, possiamo riflettere profondamente su come sarà il nostro domani. Il nostro domani è nelle nostre mani. Se imploriamo Krishna di aiutarci, se invece le nostre mani le facciamo agire a capriccio, allora sembra nelle nostre mani il nostro domani, invece è nelle mani del nostro karma, degli ieri, dei tanti ieri, che poi ci trasportano in domani fatti di karma, karma banda, karma banda, karma banda. E uno comincia a pensare, che sofferenza la vita. Ma avevano detto che con la coscienza di Krishna sarebbe stata la soluzione di tutti i problemi. E invece non funziona. Perché si entra in questo stato patologico. Io ho provato la coscienza di Krishna, non funziona. No, se non funziona è perché non hai provato la coscienza di Krishna. Hai pensato di provare, ma non l'hai provata veramente, fino in fondo. Altrimenti non saresti entrato in questo stato patologico e saresti in estasi e la coscienza di Krishna funzionerebbe così tanto che chiunque ti incontra comincia seriamente a pensare che è arrivato il momento di fare la stessa cosa. Non importa se ti incontra per la prima volta o per la centesima, se è uno che ha già sentito parlare di Krishna o è la prima volta che sente parlare di Krishna in questa vita, non importa, sente subito, perché il Paramatma che è nel cuore gli dice «Oh! E quindi qui abbiamo il quadro della situazione per meditare profondamente, come dicevo prima, sul nostro presente e sul nostro futuro. Sul passato è meglio non meditarci troppo profondamente, perché se noi meditiamo troppo profondamente sul nostro passato, se c'è del karma anche, di solito quando uno pensa sempre al passato è perché è legato da vincoli karmici passati. Allora, chi parla spesso del passato, ti ricordi, erano bei tempi quelli. In positivo, ma in realtà sempre al passato. Vuol dire che è molto legato al suo karma precedente. Allora, magari non ha voglia di parlare del suo passato karmico, perché sarebbe non un granché. Non farebbe fare una gran bella figura. Allora magari parla al passato delle situazioni positive, ma sempre proiettato al passato. Altrimenti il devoto non parla, perché cosa serve parlare del passato? Sì, ogni tanto, è come parlare del tempo, sai quelli che si incontrano, com'è oggi? Dicono che piove. Poi adesso con internet sai tutto, alle 11:30 rovescio, alle 11:46 tutto, no? È tempo, erano bei tempi quelli, si stava meglio quando si stava peggio, sai quello? Non è un gran vivere, no? Allora meglio evitare di pensare troppo al passato e vivere nel presente fiduciosi che esiste la soluzione a quel nodo karmico che ci sta opprimendo. C'è la soluzione. Questa è l'informazione che bisogna mettere domani nella prima pagina del secolo XIX.
è il giornale di Genova, no? Che giornale c'è a Genova? Nessuno sa quale giornale, perché non leggiamo il giornale. Il Secolo XIX, prima pagina, con le locandine appese nelle varie edicole. C'è la soluzione a tutti i problemi. Fa no, quello là è impossibile, te lo dico io, è impossibile. No, anche quello là che sembra impossibile, lo promette Krishna, che c'è la possibilità di risolvere il problema che ci tiene ancorati al nostro karma passato. Ma la soluzione è accessibile a chi mette in pratica le istruzioni che Krishna dà ad Arjuna e che gli Acharya ci riportano con così grande amore e compassione. Allora c'è la soluzione. Ma se uno dice, ecco, promettono la soluzione, ma poi non è vero, guarda me, con me non ha funzionato. E quindi uno perde la fiducia nella coscienza di Krishna e chiunque lo incontra pensa, beh, se non ha funzionato per te che così tanti anni che canti, io neanche comincio. È vero? Spesso succede così. Allora è una grande responsabilità essere Vaishnava. Chiunque dica, questo è quello che diciamo alla fine del nettare della devozione, fate l'esperienza, qui tutte le mattine facciamo questa Mongolartica, 4:30, 9:55 Tulasi Puja, 9:55 nettare della devozione, e alle 5 recitiamo le 10 offese, e alla fine dice chiunque si consideri un Vaishnava. Traduzione qua dice chiunque dica di essere un Vaishnava, è più bella, chiunque si consideri un Vaishnava deve guardarsi attentamente dal commettere queste offese, se vuole raggiungere il fine desiderato della vita, che è Krishna. Quindi se uno non si guarda attentamente dal commettere queste offese, raggiunge cosa? Karma bandana, un bel niente. Yasa aprasada nagati kutopi. Oh, ma io mi sono fatto la sika, ho il doti nuovo, un sari appena comprato, che mi è arrivato dall'India, una mia amica me l'ha portata da Vrindavana, che poi a Vrindavana, io quando ci sono stato me ne sono successe, perché quel devoto là e quell'altra. Questa non è coscienza di Krishna, questa è prajalpa, inutile, che non porta da nessuna parte. Se invece uno si fa lo sforzo di alzarsi al mattino, viene e segue queste semplici pratiche, inizia il suo percorso verso Krishna Prema, verso l'amore per Krishna, e sente l'amore risvegliarsi nel cuore, perché Nitya Siddha Krishna Bhakti Sadhya Kapunoi Shravanadi Suddhacitte Karayeudoi. Shravanadi Suddhacitte, bisogna impegnare il nostro ascolto nel Shabda Brahman, ascoltare vibrazioni positive, trascendentali. Allora Suddhacitte, allora la nostra coscienza si purifica e il nostro amore latente per Krishna si risveglia, e poi sentiamo la necessità impellente di incontrare qualcuno con il quale condividere questo stato d'animo meraviglioso. E questo è quello che ci ha insegnato il nostro eterno benefattore Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che ha pagato un prezzo salatissimo per portare questo messaggio in Occidente. E noi dobbiamo sentirci riconoscenti verso questo sforzo che ha fatto. E questo sforzo geniale e intelligentissimo, non è stato uno sforzo solo fisico, ma di un'intelligenza sovrumana, di una mente potentissima, di un amore inimmaginabile per le anime condizionate.
E dobbiamo sentirci riconoscenti. Riconoscere vuol dire lo conosco, no, lo riconosco, perché pensavo di conoscerlo, invece non lo conoscevo, lo devo riconoscere e dire ma quanto è stato grande Prabhupada, che solo un verso e una spiegazione di questo, di uno dei tanti libri che ha tradotto può sconvolgere la vita di una persona. Quanto è stato grande, ma io sto servendo anima e corpo Srila Prabhupada, le sue parole, le sue istruzioni, l'istituzione così potente che ha creato e che è in grado di liberare tutto il pianeta. Tribhuvana, in realtà tutti gli universi, ma stando coi piedi per terra, tutto il pianeta può essere, si sta liberando grazie al movimento del Sankirtan che ha portato Srila Prabhupada in tutto il mondo. Allora questo è il nostro compito, è sederci tutte le mattine col japa, implorare Krishna di liberarci dai desideri materiali se abbiamo ancora la mente piena di desideri materiali come i bambini. Cioè quando uno ha la mente piena di desideri materiali vuol dire che è ancora un bambino, come i bambini che da grande farò questo, da grande farò quell'altro. Se uno è grande e ha ancora i desideri materiali, vuol dire che è rimasto piccolo, anche se ha un corpo grande. Quindi se abbiamo comunque desideri materiali, dobbiamo implorare Krishna di liberarci da questi desideri materiali. E se ci siamo liberati dai desideri materiali, dobbiamo implorare Krishna di renderci strumenti adeguati per aiutare gli altri a liberarsi. E quindi bisogna sempre implorare Krishna. E sentivo una lezione, un pezzettino di lezione di Bhakti Charaswami, che diceva, noi non amiamo Krishna, perché abbiamo un sacco di pensieri dappertutto. Se, come ci insegna Chaitanya Mahaprabhu, se amassimo Krishna non sopporteremmo la separazione da Krishna. Sarebbe impossibile. Se due amanti non sopportano di vivere separati uno dall'altro, l'amore è quello lì rispetto all'amore per Krishna. È la fotocopia venuta male e poi rifotocopiata nei vari... E quello lì trasporta così tanto. Immaginiamo com'è l'amore originale. Deve essere una cosa che ti fa, che sconvolge chiunque. Quindi, quando cantiamo Hare Krishna, quando cantiamo Hare Krishna, possiamo proprio avere questo atteggiamento di Ainanda Tanuja Kinkaram Patitam Mam Vishamei Bhavam Budo Kripaya Tavapada Pankaja Stita Duli Sadrisham Vicintaya. Oh Krishna, figlio di Nanda Maharaj, in un modo o nell'altro sono caduto in questo oceano dell'esistenza materiale. Ti prego, sollevami da questa dimensione assurda e ponimi come un atomo di polvere ai tuoi piedi di loto. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, Nayanam Galada Shrudaraya, Vadanam Gadgadaru Tayagira, Pulaka innicitam vapukada tavanama grame bhavishnati. Oh, quando i miei peli si rizzeranno. Rimane un po' difficile, rideva Prabhu, parlare se voi conversate. Anche perché se facessero tutti così, allora... Sì. Però se fanno tutti così io non riesco a concentrarmi, scusate. Jai Jagannath Baladeva Subhadra Jiki, Jai Ceshinitai Gora Chandra Ki, Jai Shri Panchatattva Ki, Jai. Quando i miei peli si rizzeranno,
Quando le lacrime usciranno dai miei occhi come torrenti. E allora dopo, Yugaitam Nimeshina, Chakshusha Pravishetam, Sunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahename. Allora dopo si sentirà un sentimento di separazione tale che ogni istante diventa 12 anni o più. Perché si ferma il tempo e quindi si trascende, si ferma il tempo e si vive in una dimensione senza tempo, ma nel mondo pieno di tempo. E quindi quando arriverà il tempo di incontrare anche questo, no? Chi ha tutti noi in un modo o nell'altro, immagino che abbiamo sperimentato la fotocopia della fotocopia della brutta copia. A che ora telefona? Oh, il messaggio. Non mi ha mandato il messaggio. Perché non mi ha mandato il messaggio? Ma forse perché io non le ho mandato il messaggio. Tutto il mondo, 7 miliardi di abitanti sul pianeta che pensano al messaggio mancato. Ecco perché se noi seguiamo sinceramente, umilmente e in modo semplice le istruzioni di Srila Prabhupada, andiamo al di là di tutti i messaggi, di tutta l'illusione materiale e ci fa sorridere. Ma c'è poco da stare allegri, perché poi appena ti volti un attimo e entra il desiderio materiale e ti accalappia la mente come com'è che si dice? L'energia materiale è avaranatmika prapsepatmika. Prima ti avvolge e poi ti tira giù. Quindi prima ti avvolge, vieni, sarai felice, ma immensamente felice. E tu dici sì. Beh, eccomi! Quello lì t'attrae, no? Poi arrivi lì, oh, quanto costa? La benzina, il telefono, la macchina, la casa, il mutuo, i figli, ah! E poi ti tira giù, che è così giù che non se ne può più. E quindi eccoci qua, che noi abbiamo avuto questa fortuna immensa di incontrare un'anima liberata perché il bello è questo, che noi dobbiamo usare il presente, ha il potere di liberare chiunque sinceramente segue i suoi insegnamenti. A distanza di mezzo secolo, ma che a distanza di 10.000 anni, chiunque segue e seguirà gli insegnamenti di Srila Prabhupada, sinceramente, si libererà completamente dall'illusione materiale e potrà liberare decine, centinaia, migliaia, milioni di persone dallo stesso giogo. Ditemi voi se è poco. Non c'è nient'altro in questo mondo che abbia realmente valore, eccetto questo. Quindi, in ultima analisi, non c'è nient'altro da fare, eccetto servire la missione di Srila Prabhupada e i suoi insegnamenti. Tutto il resto lascia più o meno il tempo che trova. Già, Srila Prabhupada chi già. Non so se avete delle domande, ci sono dei commenti o delle correzioni. Una domanda? Sì, è possibile. L'ultimo devoto che diceva che appena uno crede di essere devoto, sviluppa la mentalità demoniaca. Ora, mi sembra un'affermazione un po' troppo spinta, però può anche
potrebbe anche succedere. La domanda, ripeto la domanda perché siccome sei un po' distante, forse chi segue internet non segue, non sente. Ho sentito da un devoto che chi dice di essere un devoto sviluppa la mentalità, chi crede di essere un devoto sviluppa una mentalità demoniaca. E ha detto, arriva proprio, dice, mi sembra un'affermazione un po' pesante. Però un po' di verità c'è. Però un po' di verità c'è. Perché si sviluppa un certo tipo di orgoglio, o di tipo di falso ego sottile, che pensi di essere più di quello che uno sei. E questo è uno dei grazie per la domanda, commento. E questo è uno, l'egotismo, dice qui, che fanno questi sacrifici con egotismo. Allora sono andato a vedere perché ha usato la parola egotismo e non egoismo. Allora sono andato a vedere, oggigiorno per fortuna, ovunque sei, puoi vedere, non è più come una volta che avevi bisogno del Treccani che lei... Allora egotismo è chi... entra in una dimensione super narcisista e quindi pensa sempre in termini di io, egotismo, proprio l'ego all'ennesima potenza. Quindi sì, faccio sacrifici io perché io devo essere riconosciuto, io devo, quindi faccio un digiuno perché io sentivo una notizia di questa attrice che conosciamo tutti, non faccio il nome, che ha 87 anni, e siccome con questa storia del virus c'è la crisi dappertutto, e la crisi anche nel mondo dello spettacolo, della televisione, lì sono in mezzo a nessuno, come si fa con la mascherina a recitare o a fare varie da niente. E quindi ha iniziato un digiuno a 87 anni, per richiamare l'attenzione dei media e c'è riuscita e l'ha chiamata il primo ministro e l'ha rassicurata, allora lei ha interrotto il digiuno. Ma dico, ma 87 anni, ancora sei lì a sbarcare il lunario per guadagnarti quel tozzo di pane che non sai se arriverai a 88. Sì, magari l'ha fatto con uno spirito, adesso non voglio, infatti non faccio nomi proprio perché, ma è per capire il concetto di come l'egoismo e l'egotismo possono, cosa sono. Io sono il centro, tutto il resto ruota intorno. Allora, quando noi entriamo in contatto col servizio di devozione, Non ci vuole un giorno per praticare, per trascendere le influenze della natura materiale ed essere assorti nel puro servizio di devozione. In un certo senso ci vuole un secondo, ma se ci vuole un secondo poi rischi che dura un secondo. Se ci è voluto solo un secondo per arrivare a questo stato d'animo che è lo stato d'animo che si sperimenta in contatto con chi è in questo stato d'animo. Sperimentiamo per pochi secondi, pochi minuti o in un frangente, un lasso di tempo, questo stato d'animo. E siccome è il nostro stato d'animo originale, ci sentiamo così e pensiamo, è fatta. Ecco qua. Ed è vero che è fatta, perché questo è lo stato d'animo, ma siccome non ce lo siamo guadagnato, è come se siamo saliti, siamo morti di fame in mezzo a una strada senza una lira in tasca e incontriamo l'amico miliardario che non vedevamo da tanto tempo, che ci fa salire sul suo macchinone e in quel momento lì siamo ricchissimi perché siamo su una macchina super, aria condizionata, tutti gli optional, tutti quelli perché molti si comprano quelle macchine lì, ho sentito dire, perché così tutti quelli che passano si voltano. E c'è quel gusto, no? Ecco, si voltano tutti. Pensate com'è sottile il falso io.
ha comprato una macchina da 200.000 euro e gli ha fatto un fiocco per un compleanno, non so se è un'attrice, non so chi, gli ha messo un fiocco. Ma dovevi andarlo a dire ai giornalisti che lo fanno a dire? Che pena, eh? Che squallore. Uno fa un regalo e lo deve sapere il mondo. Quell'altro si compra la barca da 540 milioni di dollari e ha fatto la conferenza stampa. Ma sta zitto, no? Ha idrogeno liquido, quindi non inquina. Ma per costruirla hai distrutto mezzo pianeta, è imbambito. Cosa ci viene a raccontare? Quella dell'orso. E tutti, oh, eh sì, quello è veramente arrivato. È arrivato proprio, che non c'è più speranza quando uno arriva a quella situazione. Allora, quando l'anima condizionata entra in contatto con il servizio di devozione, sperimenta questo stato d'animo ed è quello che ci attrae al servizio di devozione, che faceva danzare nel negozietto 53 anni fa, che ci ha fatto danzare nei kirtan 30-40 anni fa, che ci ha fatto andare in sankirtan, e mi ricordo io, come fosse ieri con Arideva andavamo a fare sankirtan con... abbiamo la comunità, aiutiamo i ragazzi. A Torino nel 1982, abbiamo la comunità, aiutiamo i ragazzi. Con questo mantra abbiamo dato un sacco di libri. E cos'è che ci dava, ci dà quella spinta? È questa sensazione di liberazione. Però se questo raggiungimento non ha una struttura solida, se non ha una struttura solida, dopo un po' è come una casa. Cioè tu puoi fare anche una bella casa, ma se non gli fai delle fondamenta serie, chiunque è del mestiere dice no, ma io mi sono fatto la casa, ma non hai fatto neanche le fondamenta. Per carità, non sei, no? Perché al primo tremolio della terra va giù tutto. Quindi se noi... gli acciari ci attraggono con la loro presenza e i loro insegnamenti perché sanno che anche questo fa parte del gioco. Noi dobbiamo essere attratti alla coscienza di Krishna, ma non si sottraggono dal darci anche tutti gli elementi necessari e indispensabili per costruirci le basi solide per sviluppare la nostra coscienza di Krishna. Ado Shraddha Tata Sadhu Sangha Ata Bhajana Kriya. E Bhajana Kriya significa imparare il bhajan, imparare l'arte del servizio di devozione nel Sadhu Sangha. E solo questo Sadhu Sangha e Bhajana Kriya può durare 10 anni, 20 anni, 30 anni. E se non portano all'anartha nivritti, praticamente è come se avessimo fatto niente tutta la vita. Perché gli stessi anartha sono lì, anzi si ingrossano ancora di più. Sempre più desideri materiali. Hare Krishna, non funziona. Bhagavad Gita con la polvere. Non funziona. Prabhupada, Prabhupada, sì, lui sì, ma noi... Di solito uno usa il plurale, non ha neanche il coraggio di dire io, dice noi. Quindi il rischio c'è se non si sono costruite delle basi solide. Se si sono costruite, se abbiamo lavorato seriamente, però non abbiamo lavorato intelligentemente sotto la guida degli acharya, ci sono altri problemi che insorgono e sono elencati molto bene nella Chaitanya Charitamrita, quando Chaitanya Mahaprabhu ha detto a tutto il mondo di cantare Hare Krishna, a migliaia di persone diceva di cantare Hare Krishna, ma tra quelle migliaia, decine, centinaia di migliaia, a pochi dava gli insegnamenti più importanti. E Arupa Sanatana Goswami ha spiegato molto bene cosa succede al Bhakta
che inizia il percorso del servizio di devozione, che a un certo punto comincia ad abbassare la guardia, Nisiddhacara. Nisiddhacara è il primo sintomo che uno abbassa la guardia. Nisiddha acara. Acara vuol dire comportamento, azioni. Nisiddha. Siddha vuol dire perfetta, nisiddha imperfetta. Quindi prima uno si svegliava presto, era diligente, doccia, vestiti puliti, tilak, e poi comincia a svegliarsi tardi, la doccia un po' meno, il tilak non me lo faccio più perché sennò chissà cosa pensano di me. E questa è Nisiddhacara, il comportamento non è più appropriato. Kutinati, questo porta come conseguenza a sviluppare duplicità. Perché? Perché ormai ti sei costruito una sorta di entourage, di figura di te, perché sei un devoto che ha praticato, che ha raggiunto degli stati d'animo anche elevati, ha una certa esperienza, ma siccome è venuto meno il primo principio, cioè ho abbassato la guardia, però agli altri dice come va? Benissimo. Ma non va benissimo, perché gli anartha sono sempre lì. Gli stessi desideri materiali, racconto quella dell'orso ogni due per tre per giustificare le mie magagne, no? Quello cutinati, duplicità. Jiva Imsa, allora il terzo è Jiva Imsa, e uno comincia a diventare violento verso gli altri, se la prende con tutti, meno e in realtà anche il primo con il quale se la prende è se stesso. Ma quelli sono meccanismi inconsci e subconsci che non conosce, e allora trasferisce sugli altri le proprie miserie. È colpa di Tizio, di Caio, Sempronio, del governo, dei sindacati, dei virus, di tutti meno che di mia. E Jiva Imsa significa anche che uno smette di essere compassionevole con gli altri, quindi non vede più in termini spirituali di anime che si sono totalmente dimenticate di Krishna, della loro natura spirituale, e che sono a un passo dal baratro e dal rinascere come gatti e cani e maiali. Non vede più in questi termini, perché l'ultima volta che l'ha letto nello Srimad Bhagavatam si parla di qualche tempo fa. E quindi Jiva Imsa smette di condividere con gli altri e comincia a sviluppare una certa violenza nei confronti di chi gli ha portato questa meraviglia in un piatto d'argento, e invece di accogliere a braccia aperte, umilmente, di servire, comincia a criticare. Eh sì, ma erano altri tempi. Trova tutti i difetti. Io ho sentito di Prabhupada tutti i difetti possibili e immaginabili, del suo movimento tutti i difetti possibili e immaginabili, dei Tizio, dei devoti, tutti. Jiva Imsa. Labha Puja Pratistadi. Poi Labha, allora, siccome non c'è il gusto per la coscienza di Krishna, labha, give me something to taste, to touch, to eat. Perché l'anima deve gioire, quindi siccome non sta godendo della coscienza di Krishna, si attacca a qualsiasi cosa che gli possa o le possa dare una sorta di piacere. E nell'ambito del servizio di devozione questo si manifesta nell'essere attaccati alla posizione. E come diceva Bhaktivinoda Thakur, invece di trasformare la propria casa in un tempio, uno rischia di trasformare il tempio in casa propria. E dice, questa è casa mia. Anzi, quelli che vengono sono un disturbo. Perché se è casa sua, meno siamo e meglio è. Quindi automaticamente si mette in moto un processo di eliminazione degli altri,
nessuno si sente attratto ad andare a casa di chi ha questo tipo di mentalità. Allora, siccome può succedere a ognuno di noi, qual è il rimedio? L'Abba Puja, allora poi la conseguenza è che vuole l'adorazione e il profitto nell'ambito del servizio di devozione. Quindi sì, magari come criticava Prabhupada in India o Bhaktisiddhanta Sarasvati, il fatto che tenevano le divinità come un business. Sì, they ring the bell, fanno vedere le divinità, così gli fai l'offerta e loro mantengono la famiglia. Questi sono i rischi che ci sono nella pratica del servizio di devozione da un certo punto in avanti. Allora c'è questo rischio e uno si considera quello che dicevi tu, Aridea, proprio che uno crede di essere un devoto. Crede. Ma il fatto che ci creda è come quelli che credono che vinceranno la lotteria, se no non giocherebbero. Ma il fatto di credere che vinceranno la lotteria non è un motivo valido per vincere. Anzi, di solito tutti quelli che credono non vincono, e di solito vince quello che non ci credeva magari. E poi cosa succede? 50%, mi sembra una percentuale altissima, delle vincite. Hare Krishna, Jai Jagannath, Baladeva Subhadra, Kichai, Shishinitai, Kureshanda. Una percentuale elevatissima di biglietti vincenti non vengono ritirati, perché uno l'ha messo nel portafoglio, ha lavato i pantaloni, quell'altro gli hanno rubato il portafoglio, che ne so, qualunque cosa, no? Quindi il fatto di credere di essere devoti non è sinonimo di essere devoti. Ma Krishna dice: non è devoto colui che dice di essere mio devoto, ma è devoto colui che dice di essere devoto del mio devoto. Quindi questa è la prova del nostro livello di devozione. Possiamo, come ci sono i termometri, lì vedete che c'è il termometro del tempo che dice sono le 18:53, finalmente, non dobbiamo più chiedere l'ora. Poi c'è il termometro, cioè il tempometro, o orologio, che dirsi. Poi c'è il termometro, sulla destra ci sono 21 gradi centigradi. Quindi ci sono degli strumenti che ci permettono di capire dove siamo, a che livello siamo di coscienza di Krishna. E questi strumenti ce li danno gli acciari, ma uno molto semplice è questo: se noi abbiamo desiderio di servire, come ci ha insegnato Chaitanya Mahaprabhu, Naham vi pranachana rapatir na pivaisana sudro, naham varni na chagrihapatir non anastro jyotirva, kintu prodhyam nikila paramananda purnamrita der, gopi bartu padakamala yor, dasa dasa anudasa. Quando non ci consideriamo né un brahmana, né un sudra, né un sannyasi, né un brahmachari, ma semplicemente il servitore del servitore o la servitrice della servitrice, e questo dasa, dasa, anudasa, tre volte può essere un tre volte all'ennesima potenza. Più uno si considera servitore del servitore, e più vuol dire che il suo stato di coscienza è genuino. E di solito chi ha questo stato d'animo mantiene il suo livello di coscienza di Krishna a lungo nel tempo, quindi a lungo nella giornata, e quando c'è la coscienza di Krishna la riprova è che non entrano desideri materiali, come un tetto. Qual è la prova che un tetto è stato fatto bene? Che quando piove non entra l'acqua. Semplice. Quindi qual è la prova che la nostra coscienza di Krishna è
la nostra pratica della coscienza di Krishna adeguata è che quando arrivano infiltrazioni di qualsiasi genere dal mondo materiale, non penetrano. Quindi piove, lo vedi da fuori, ma non piove dentro. E solitamente chi ha questo stato d'animo ormai consolidato mantiene l'umiltà. Perché? Perché Krishna gli dà sempre il ricordo, prima di tutto, che se Krishna vuole, uno può improvvisamente andare in Maya, può essere a qualunque livello di coscienza di Krishna. Se Krishna vuole, fa andare in Maya chiunque. Come Arjuna, famosissimo nei tre mondi, l'arciere supremo, e poi è stato sconfitto da una banda di ladroni. Non so adesso mi viene in mente il nome, una banda di cos'erano? Di briganti. E quindi essere cosciente di Krishna vuol dire entrare in uno stato d'animo nel quale Krishna, io sono nelle tue mani, usami come uno strumento al servizio di Srila Prabhupada. Allora di solito se a un devoto così gli chiedi ma tu sei un devoto, lui non risponde sì sono un devoto, di solito risponde sono il servitore del servitore degli acciari e sto facendo del mio meglio per tenermi a galla. E oltre a dirlo, più che altro lo fa sentire, perché lo sente veramente e diventa uno stato d'animo, perché questa è la nostra vera identità. Noi siamo esseri spirituali eterni persi nell'universo materiale, siamo di dimensioni infinitesimali, quindi in ogni momento potremmo estinguerci in un certo senso. Ma nello stesso tempo il devoto che ha sviluppato questa fede, quindi anartha nivritti syatsa tonishta, diventando fisso, comincia a sviluppare il gusto per il servizio di devozione. Quello è il vero gusto. Non è come il gusto dei messaggini, quello non è il vero, questo è il vero gusto. Di solito quando si sviluppa il gusto per il vero gusto, diventa impossibile lasciarlo. A qualsiasi prezzo ti possono presentare barche e qualsiasi cosa fa sorridere, perché quella roba lì non ha gusto, è insipida. Invece il niente fatto di coscienza di Krishna ha un gusto prelibato, supremo. Nishta, e quindi diventi fisso, sviluppi il gusto, sviluppi un attaccamento che è impossibile lasciare la coscienza di Krishna. Non potresti vivere senza la Bhagavad Gita, senza il Japa, senza il Sadhu Sangha, senza il servizio al maestro spirituale. E allora a quel punto cominciano arrivano i segnali, dopo a Sakti arrivano i segnali di bhava, di emozioni spirituali, e che sono il preambolo di prema, che è l'amore per Krishna. Quindi come nel mondo materiale ci sono i vari termometri, i vari aggeggi o strumenti che ci permettono di capire, di misurare qualsiasi cosa, tipo di energia, così gli acharya ci hanno dato in pochi versi, in tantissimi versi, pochi essenziali, Rupa Goswami nel Nettare di istruzione, e tantissimi nei Purana, di come noi possiamo comprendere il nostro livello di coscienza, dove siamo in qualunque momento della nostra vita. Ho risposto all'idea proprio, Hare Krishna, grazie a te della domanda. Adesso sono le 7 e quindi facciamo il kirtan, se non c'è proprio... Ah no, facciamo il kirtan, stiamo... Cosa c'è?
No, soltanto dei saluti. Saluti, salutiamo qui da Tribogna, Sri Prabhupada Dham Ki. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo. E venite a trovarci, qui abbiamo un tempio grandissimo. Non è grandissimo, ma ci si sta, insomma, ci stringiamo un po' e ci stiamo. E adesso Kirtan e poi il Prasada, ma io vedendo il tempo brutto ho detto non so chi verrà, e invece però vediamo di dovrebbe essercene per tutti. Grazie a tutti dell'attenzione, grazie a chi è venuto per la prima volta, grazie a chi è tornato per la prima volta. E tornate tutte le domeniche e anche tutti i lunedì alle 4:30. Già, ce la preoccupare chi gioia, gaura, prima.